Rias è uno spigolo, santo Dio. Se ci sbatti addosso urli come se avessi sbattuto il mignolo sul mobile. Signori, questa sera alle 21 invece tier list delle ragazze bionde e delle ragazze con i capelli bianchi. Alle 21, Twitch, twitch.tv/Sofi, c'è lo primo link in descrizione, vi aspetto. È Only Design stasera. Steph. Ora, Yoko. Yoko è bellina di design. Forse Yoko la metto in B, sapete. Regà, Teresia Vanastrea, la moglie di Wilhelm. Lei, raga, lei è bellissima di design. Appare tipo in 4 frame, letteralmente in 4 frame. Ma è bella as fuck. È strafiga di design. Penso che la S gliela prenda tranquilla. Astolfo, Astolfo ha solo una categoria di riferimento. Goff. Goff, greatest of futanari. Bene, Goff. E andiamo. Hosti, Jibril è uno, forse l'unico character design di No Game No Life che ancora mi piace. Non arriva a Teresia. Minchia, Teresia mi trigger, ragazzi. Mio nonno si chiama Teresio, porca madonna. Ci flasho la faccia in testa. C'è mio nonno su Teresia. Mio nonno non è tanto waifu. Erza mi piace di character design. Mashima non sbaglia i design femminili. Nel senso. E tra là è la S, Erza. È cazzuta, va bene. Cuscina. Raga, Cuscina è il TR400S. Date baio, cazzo. Non credo arrivi a una mia S. Facciamo in S per ora, non lo so. Forse la B gliela do. Forse la B gliela do, raga. Oddio, Kagura. In che momento di Gintama? Perché dipende tanto anche da quello. Dipende anche Kagura capelli lunghi. Contiamo la best form. Kagura capelli lunghi per me è la best form. Allora te la tiro in S. Sì, ditemi che non vi piace, vi prego. Ash, come vi ricordate il nome suo? Lady Mayura invece è molto più carina. Penso di darle la B tranquilla. Aiuto, la tizia di Rosario Plus Vampire. No, 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 yeah. Mi fa veramente cacare. Per lei ho letteralmente perso la testa. Character design da perdere la testa, incredibile. Carina di design, però non... A me personalmente non fa impazzire. L'ala di design proprio non mi piace, zero. E se è la tizia di Umineko, di cui mi scappa il nome, è fottutamente bella di design. Sono quasi tentato di darle la S. Ah, chi c'è in SS per me? Mi sa che sono SS però, Asuka. Sapete che mi sa che give SS pure a Teresia? Per intenderci lei, a me lei fa impazzire di design. Oh no, lei è la fratella di Gamers. Beccati sta istantanea. Allora, Zerotsu fosse stata di personaggio l'avrei blastata. Lo sapete, di car design mi piace. Portiamola in pari a un character design simile che uscirà a breve, quindi a Power. Power le caca in testa per me, eh. E Makima caca in testa pure a Power, ma va bene. Ta la prende tranquilla, perché beh, il suo è bello di design. Almeno a me piace particolarmente. C'è anche da dire che povera Crista, la grafica di Elf è invecchiata un pochino particolare. Sa che la metto in C, più o meno. Super... Oh no, io lei la odio, sia di personaggio sia di design. Louise veramente potrebbe non esistere come personaggio. Potrebbe tranquillamente non esistere come personaggio, Louise. Oddio, Chica. A parte i meme classici. Chica mi piace di design, ma non arriva a quelle che ho in S. Banalmente, per dirvi, mi piace più Kaguya di design. Quindi là la prende tranquilla. Chi è lei? È bellissima di design. Kallen non è il mio personaggio, il mio design preferito di Code Geass, che è a mani basse, sì sì, a parte i meme. È carina Kallen, però non la alzo più della B, io personalmente. Non ho idea di chi tu sia, non so chi tu sia, non so chi tu sia. Oh no. Un alpistrello, però va bene. Non so chi tu sia, non so chi tu sia, non so chi tu sia. La B gliela diamo, è chiutissima, avviso d'oro. Oddio, Madoka. Poverina. Povera Madoka solo di design. Allora, anche andando a prendere l'ultimo design di Madoka, Only Design non mi piace, devo essere sincero. Non la metto comunque in D o in E, la metto in C. Oddio, Eris. Mi spiace, caperai so fetish. Avete detto che posso considerare la best form, no? Avete detto che posso considerare la best form. Quindi considero il post. Considerando il post, è SS a mani basse per me. Mi piace veramente già tanto adesso di design. Post è qualcosa di mostruoso. Krull potrebbe essere un'altra mia S plus. Strano da dire per me su una loli, lo so. Sarà il fatto che è gothic, però lei è veramente bella. C'è stato un periodo in cui Maki di Love Live mi piaceva particolarmente. Adesso non mi dice più un cazzo. B è comunque carina, per quanto mi riguarda. Oddio, Kurisu. Di design io non sono in SS, sono in S probabilmente io di design. Sono probabilmente in S di design Kurisu. Non sono in S plus. Personaggio sono in altamente in S plus. Design non mi piace come in S plus. Lei è la tizia di Kakegurui. Oh mio Dio, la principeppa di Code Geass mi fa cacare. I capelli mi danno un urto indescrivibile. No. Oh no, le loli, raga. Come dovrei votarla la loli di ReZero, raga? Come la voto la loli Yuzu di ReZero? Mi fa scacazzare di design. Con tutto il rispetto per le persone a cui piace la fratella di ReZero. Via, vola. Loli, chiaramente. No, grazie. Liz. Io dovrei votare seriamente Liz. Assolutamente. Tiè.
Becca testa Elise. Yume è bella di design. Non credo di farla salire sopra la B, però. Oddio, quella di Redo lo concedo. Quella di Redo è molto bella di design. Tenterò di non farmi influenzare dal personaggio, quindi ti dico che la metto in A. Lei è cosa? Com'è che si chiama? Aiuto. Trastiamo Tomoe. Però penso di andare sopra la C, forse. Bene o male, più o meno. Non so nulla, ma se c'è Rossella del team Magma, va in to. Non c'è, purtroppo. E Yui, c'ha il pompon qua, ok. Yui di Oregairu è rosa. Ok. Le gemelle lasciamo per ultime, è chiaro. È bella di design, Yui, eh. La gliela tiro. Oh mio. Quanto vorrei votarla per personaggio. Perché di design non mi piace. Oddio, lei di Chunibyo. Lei di Chunibyo col tatuaggio del cuoricino. Becca testa E, fratella mia. Mi dispiace. Sì, ve la faccio volare. Il cuoricino. No. Icarus non mi piace. Di più o meno. Stavo dicendo su Mine di Akame ga Kill che, come dire, per essere gentili, mi fa cacà. Non comprendo la scelta tecnica di farle due code del genere. Mine sembra una caramella. È un confetto rosa. Oddio, Ram. Oh mio Dio. Cioè, no, nel senso, Ram mi piace un po' di più. È determinato dagli occhi e dalla bocca, non per altro, perché alla fine sono identiche. Boh, la metto in B perché è molto... mi dispiace. Allora, se qualcuno riesce a dirmi che la pistrella di Monster Musume gli piace, lo banno. Becca, ti stai, mamma mia. No, esplodi. C'è una Loli tagliata a metà! Questa è la tizia di Danganronpa. Vabbè, fai cacà comunque, amica mia. Te Becca, ti sta di... Nana. Lei è carina, tra le Loli. Lei tra le Loli è carina. Non da boost incredibile. Nel senso che per essere Loli le do la D o la C, forse. Da C, va bene. Vabbè, lei è tipo uno schipio. Schipio? Volevo dire scempio e schifo. Ho detto non schipio. Oddio, Shoko. Shoko mi fa impazzire di design. Esatto, non è rossa per nulla. Ma neanche lontanamente proprio. Va bene, gliela trastiamo. E ti dico, se Shoko c'è, la metto in S Plus perché mi piace particolarmente. Lucky Star, bello Lucky Star. Te sei brutta come... Ma te sei... È la fratella di Shiki, regà. Sì, Becca testa è incredibile. Oh no, la Loli di Becca. Catila e la fratella della carne. È proprio lei. Oddio, lei di design è anche carina, però non vado sopra la B potenzialmente. Yuno di Mirai Nikki. Come S. Allora, non la metto in E, non la metto in D. Mi fa comunque cacare. Nel senso che fino alla C meno male mi fanno cacare. Fortunatamente non è personaggio, altrimenti l'avrei blastata. Rias, per quanto sia pienamente riuscita nell'essere sensuale, ammiccante, che il cazzo che volete, va bene. È uno spigolo, santo Dio. Se ci sbatti addosso urli come se avessi sbattuto il mignolo sul mobile. È uno spigolo, è fatta a poligoni. E mo tanto ve la distruggo, lo sapete benissimo. Ve la blasto in C. Non ho pietà, non arrivo neanche... No, è vero, non arrivo alla B, dai. Votiamo tutti gli altri, anche se non conosco i personaggi o non li ricordo, per meramente design da quello che vedo. E te mi fai cacare. Te sei una idol più brutta di altre idol. No, non è vero, dai. Perché da questa pic ti direi che è anche carina di design. Ho surrogato di Mai. No, e Mai non si batte. Trasto una C. Lei è bella F di design. Mamma mia, lei è S plus. Porca boia, che bella che è di design. Boia. Lei è la fratella dell'altra fratella. La metterò insieme alla fratella. Non so chi sia. Sembra Caruccia. Quelle che sembrano Caruccia, do il dubbio della C. Te va bene. Lei sembra cute. C. Lei è una palma. Sta una delle fratelle di Tolovru. Le mille fratelle di Tolovru. Lei non ha idea di chi sia, ma mi fa cacà vista così. Quindi ok. Yudi Bloom è carina. Arriviamo a Biberium. Sì, dai. Addio. Non ne ho idea. No grazie. Nel dubbio è la maid mezza Loli. No grazie pure. Le Nakano sono tutte belle di design. Meramente design. Ichika è quella che mi piace di meno. Però Ichika la mettiamo in B. Qua è capigliatura, perché sono identiche per il resto. Quindi andiamo a che capelli piacciono di più al Tia. Nino, siamo tutti d'accordo nel considerarla coi capelli corti, immagino. E allora a quel punto Nino è il mio design preferito, che metterei comunque in S potenzialmente. Poi loro tre in realtà sono direttamente sotto. Loro, vabbè, ma ne abbiamo parlato mille volte di quanto le Nakano siano pienamente riuscite di design. C'è poco da dire. Le Nakano sono pienamente riuscite di design. Ti può piacere una un po' di più dell'altra, eccetera, eccetera. Ma ognuna racchiude un fetish di qualcuno, bene o male, sia caratterialmente che non. Sono belle di design, funzionano tutte.